Mario Procaccini era il figlio del podestà di Savignano Irpino, Raffaele Procaccini. Si ammalò e morì a soli 6 anni e così suo padre decise di realizzare una scuola per l'infanzia a lui intitolata. L'istituto fu inaugurato nel 1936, gestito dalle suore adoratrici del sangue di Cristo, sovvenzionato dal comune, e in questi 80 anni ha accolto tutti i bambini, soprattutto i più bisognosi, compresi quelli cui i genitori andavano all'estero per guadagnare qualche soldo. Da quest'anno, a causa di un ridimensionamento d'organico, le suore hanno lasciato la bellissima scuola dell'infanzia che è stata accorpata all'istituto comprensivo Don Milani di Ariano Irpino. Ma ecco che a sorpresa spunta un presunto erede del podestà che attraverso un esposto al comune rivendica la proprietà dell'istituto. Si prospetta una battaglia legale. Campano le pretese di proprietà, ma sappiamo di certo tutti in paese che questo splendido edificio per volontà del podestà è destinata all'educazione popolare dell'infanzia. Quindi siamo certi di poter essere presenti in questa istituzione con questi meravigliosi bambini e un appello alle mamme affinché difendano anche per quanto loro possono questo diritto dei loro figli a vivere in questo ambiente consono e a portata proprio dei bambini. Ci sono documenti che attestano questa volontà del podestà? Assolutamente sì, ci sono gli atti testamentari che assolutamente mettono in evidenza la volontà di destinare questo immobile in memoria del figlio Mario Procaccini, morto in tenera età, all'educazione popolare dell'infanzia. Era il 1936, in pieno regime fascista, ma questo podestà sui generis, diciamo, mette a disposizione tutte le sue risorse per questo nobile fine che continua oggi e continuerà nonostante abbiamo queste difficoltà, ma che sicuramente assieme all'amministrazione comunale riusciremo a superare. Tra l'altro, Sindaco, il Comune di Savignano ha speso tanti soldi per tenere ad ottimi livelli in questa scuola, quindi sono stati investiti molti fondi. Sì, sono stati investiti fondi per la manutenzione e quindi per il mantenimento di questo immobile che per noi è un immobile storico e che tra l'altro insomma, è un patrimonio del savignanese, proprio rientra nel patrimonio, nel DNA del savignanese. Quindi anche alla luce di tutto questo insomma, noi cercheremo in tutti i modi di resistere qualora qualcuno volesse campare azioni legali di qualsiasi natura, perché siamo convinti delle nostre azioni e siamo convinti anche che nel tempo i soldi pubblici dei savignanesi siano stati spesi proprio perché questo immobile deve rimanere un patrimonio di Savignano Irpino.